Lettera a Franco Gabrielli. La sicurezza a Roma. Ancora assolti 4 poliziotti. Gentili telespettatrici e telespettatori del TG COISP, benvenuti e bentornati all'appuntamento settimanale con l'informazione sindacale del COISP, che oggi si apre con una lettera indirizzata dal segretario generale Franco Maccari al capo della polizia. Il prima festa della polizia di Franco Gabrielli, che nei discorsi sia del suo insediamento che quelli appunto diffusi durante il 164esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebratosi a Roma il 25 e il 26 maggio, poi in tutte le altre città italiane, ha voluto puntare molto sul rinnovamento, speriamo non di facciata, ma siamo certi il rinnovamento che parta dai cardini fondamentali. Il capo della polizia deve essere il capo dei suoi uomini e i suoi uomini sono rappresentati dai sindacati, e i sindacati sono il punto centrale della riforma del 1981, dei cardini che porteranno notevoli stravolgimenti nell'atteggiamento che il Dipartimento ha dimostrato di avere proprio in chi gestisce gli uomini. E parliamo chiaramente non solo delle notevoli lamentele che il COISP ha rappresentato anche al predecessore sulla recente gestione delle questioni premiali, ma su tutto quello che riguarda la gestione delle risorse umane, perché vediamo proprio in questi giorni quanta poca attenzione venga posta su questo fronte. Diritti dei poliziotti, quindi diritti di chi garantisce la sicurezza e del COISP. Questo ha scritto: le cose che possono essere cambiate devono essere cambiate, in attesa di un prossimo incontro proprio con il neo capo della polizia. La lettera è disponibile sul nostro sito internet. Non poteva esserci una giornata migliore e più significativa per parlare di sicurezza. Infatti lo scorso 23 maggio all'Hotel Quirinale alle ore 10 la segreteria provinciale del COISP di Roma e la segreteria regionale del COISP del Lazio hanno organizzato un convegno dal tema La sicurezza a Roma, idee e proposte a confronto, alla presenza del questore di Roma Niccolò D'Angelo e di innumerevoli ospiti delle massime cariche istituzionali. Si è parlato di concretezza, di sicurezza per la città, di sicurezza soprattutto di chi la sicurezza la deve garantire. E il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha voluto ricordare proprio in quell'occasione l'anniversario, il 24esimo anniversario della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio. Per ora la regia di mandare in onda il contributo video. Innanzitutto permettetevi di salutarvi con grande affetto, ma prima di cominciare, credo che l'abbiate fatto anche voi, ma oggi è una giornata molto importante per il ricordo degli italiani, per la lotta alla legalità, ma anche per ricordare e celebrare il grandissimo e straordinario impegno degli uomini e le donne di giustizia e degli uomini e le donne di polizia, che arrivano purtroppo a perdere la vita per difenderci. E oggi è l'anniversario del 24esimo anniversario della strage di Capaci. Ricordiamo Giovanni Falcone, ricordiamo Francesca Molvillo, ma ricordiamo anche i tre agenti che persero la vita, Vito Schifani, Rocco Di Liello e Antonio Mantova. E come loro purtroppo tanti altri. Io in quegli anni ero una ragazzina e ci fu prima la morte di Falcone e poi la morte di Borsellino. Io me li ricordo bene quegli anni, cioè eravamo sotto shock e pensavamo che l'Italia potesse essere persa. Ci fu una straordinaria reazione, no? alla violenza, all'arroganza della mafia, e molti passi in avanti sono stati fatti. Ovviamente sono battaglie che non si vincono mai in fondo, ma si possono portare a ridurle ad uno stato di, diciamo, di normale, chiamiamola così, battaglia, lotta tra la giustizia e il malaffare. E Falcone fu uno che ebbe una grandissima intuizione: seguire i soldi. E credo che questa intuizione è quella che dovrebbe guidarci anche oggi nella nostra città: seguire i soldi. Questo è il dato. Mensa di servizio obbligatoria, erogazione del ticket del buono pasto. Dopo tre lettere datate 22 luglio, 15 settembre e 8 ottobre e una richiesta di accesso agli atti dello scorso 11 maggio, la segreteria nazionale del COISP ha finalmente espugnato il dipartimento e una riunione che si terrà il prossimo 8 giugno verterà proprio sulle problematiche che il COISP aveva sollevato, a dire il vero anche prima, per altre situazioni e uffici
L'ultima, quella di cui abbiamo citato le lettere, riguardava proprio l'aeroporto di Lamezia Terme e i disagi patiti dal personale che vi lavora. Causa delle interpretazioni errate, spesso, anzi quasi sempre restrittive, da parte delle amministrazioni locali, ma soprattutto della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria. Il COISP quindi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, farà valere le proprie ragioni e si cercherà di addivenire ad una circolare chiara e esemplificativa che non permetta più a nessuno di mutilare il diritto al pasto per chi usufruisce della mensa obbligatoria in sede, per chi alloggia in caserma, per chi non può usufruire del pasto pur in una sede di mensa obbligatoria per ragioni di servizio. Questa e le altre problematiche nel documento che trovate sul nostro sito internet. Dopo la soluzione anche secondo grado dei quattro poliziotti accusati dopo la morte di Michele Ferrulli, il COISP esprime soddisfazione, ma rimane la domanda, l'ennesima campagna contro le forze dell'ordine caduta nel vuoto, ma ora chi ripagherà questi onesti lavoratori? Chi vuole instillare il dubbio nei cittadini che deve essere sciolto quel granitico rapporto di fiducia che li lega alle forze di polizia, che li lega a chi? Ai tutori della legge? Bene, tutto questo ovviamente è l'ennesima campagna di disinformazione e soprattutto di massacro mediatico che ha colpito quattro poliziotti e che continuerà nonostante questa assoluzione in secondo grado, come era già accaduto in primo grado. Il testo completo del comunicato stampa sul nostro sito internet. È stata posticipata di quasi un mese la prova preselettiva per il concorso a 320 posti per gli allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Inizieranno quindi le prove l'11, si protrarranno fino al 22 luglio con 6.000 candidati al giorno in un elenco alfabetico che è disponibile sul nostro sito internet. Dopo le campagne di stampa e le proteste del COISP, finalmente la scorsa settimana la Direzione Centrale del Servizio Tecnico Logistici ha diramato il piano di distribuzione di 13.000 nuovi giubbetti antiproiettili esterni della ditta Grassi, in cui il primo lotto di 3.000 sarà distribuito a Lazio, Lombardia e Calabria e 5.000 sarà il lotto successivo per altre regioni italiane, fino a seguire con il completamento di questi nuovi 13.000 giubbetti antiproiettili esterni. Un colpevole ritardo da parte dell'amministrazione che ha esposto a inutili rischi il personale della Polizia di Stato impegnato su tutti i fronti a combattere pericoli imminenti e soprattutto pericoli molto attuali. Già abbiamo problemi con i calibri e con le armi di cui siamo dotati, trovarsi anche a non avere a disposizione giubbetti antiproiettili efficienti è realmente inaccettabile. Questo il COISP lo ha sottolineato più volte. Vigileremo quindi affinché non vi siano strane alchimie numeriche proprio sulla distribuzione dei giubbetti antiproiettili e perché non vi siano la riduzione del totale delle scorte degli stessi. Il testo completo della circolare è disponibile sul nostro sito internet. Let's go.
per il nostro consueto no comment si conclude anche questa puntata del TG Coins, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica dell'ufficio comunicazione d'immagine, che ringrazio. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG, augurandovi chiaramente buona settimana e soprattutto buon sindacato a tutti.